Sono Stefano Serafin, consigliere nazionale FIDAE e coordinatore didattico presso l'Istituto Canossiano di Feltre, provincia di Belluno, scuola presso la quale c'è una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado e liceo delle scienze applicate, da quest'anno liceo STEM e liceo delle scienze umane. In realtà io come coordinatore mi occupo della scuola secondaria di primo grado e dei licei. Mi è stato chiesto di raccontare un pochino la nostra esperienza di fronte o in questa particolare situazione in cui ci siamo trovati. Dico da subito che è stata una situazione che ci ha messo a dura prova, ma fin da subito con il consiglio di istituto, con il collegio docenti, abbiamo cercato di reagire in modo da dare una risposta adeguata ad una condizione estremamente nuova. Dopo un iniziale momento di smarrimento, ci siamo incontrati e abbiamo cercato di cogliere comunque le opportunità in questa situazione nuova. Ci siamo resi conto fin da subito che bisognava procedere con cautela, che non era sufficiente utilizzare le tecnologie che in qualche modo conoscevamo per trasportare le modalità proprie della didattica tradizionale in un contesto assolutamente nuovo. E riflettendo un attimo su quella che poteva essere la prospettiva, ci siamo trovati a valorizzare, o meglio, a individuare tre obiettivi in particolare. Un primo obiettivo era quello di valorizzare della didattica a distanza, così come si stava definendo, valorizzare il momento dell'apprendimento individualizzato, cioè abbiamo pensato che dovesse diventare un'esperienza nella quale l'alunno sperimentasse di essere il protagonista del proprio apprendimento. Questa era una necessità, questo era anche un obiettivo precedente a questa esperienza, ma diventava una priorità nella didattica a distanza. Un ragazzo nella didattica a distanza deve imparare a gestire bene il proprio tempo, deve assumersi delle responsabilità. Quindi questa poteva diventare un'opportunità, valorizzare davvero il momento dell'apprendimento individualizzato. Un secondo obiettivo era quello di mantenere comunque in un contesto così nuovo anche il gruppo classe, quindi riuscire nella didattica a distanza a mantenere il senso di appartenenza alla classe, il senso dell'importanza delle relazioni. Quindi era necessario trovare delle modalità per mantenere delle relazioni. E un terzo obiettivo che abbiamo trovato importante era quello di privilegiare l'autovalutazione come momento significativo. Ci rendevamo conto che pensare alle valutazioni tradizionali nella didattica a distanza diventava un pochino difficile e che forse invece si creavano le condizioni per migliorare il senso di autovalutazione, l'importanza dell'autovalutazione nel percorso formativo di ciascuno. E allora ci siamo mossi per definire intanto i tempi e l'organizzazione della didattica a distanza. Per esempio, abbiamo pensato fin da subito di procedere, ripeto, con cautela, ma di non occupare tutto il tempo con le lezioni online, ma di riservare anche momenti della lezione, delle attività didattiche alle audio lezioni, alle video lezioni o al materiale assegnato al ragazzo in modo che il ragazzo lavorasse autonomamente. Abbiamo lavorato quindi molto sull'organizzazione, sulla struttura delle attività didattiche, cercando di utilizzare al meglio anche le opportunità del registro elettronico. E abbiamo anche cercato di lavorare molto per garantire in ogni momento, in ogni giornata, in ogni attività, comunque anche il momento dell'interazione tra i ragazzi. Della relazione.
L'esperienza complessivamente direi è stata positiva, difficile, impegnativa, ma importante. Ci ha fatto maturare come alunni e come docenti delle competenze significative. Ovviamente bisognerebbe distinguere tra i diversi livelli scolastici, tra la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore, però complessivamente direi che è stata un'esperienza importante, che dobbiamo continuare a valorizzare. E qui ci dà una grande mano anche l'iniziativa che noi, come ci sembra che ci siano delle, almeno per quel che riguarda la nostra esperienza e coerentemente con quello che ho appena detto, ci sembra che ci siano delle priorità. Una prima priorità che indico brevemente è quella proprio della necessità di maturare in un processo valutativo integrato. Un processo valutativo che si distingua tra la didattica in presenza, dove abbiamo esperienze ovviamente rilevanti, significative, e un'esperienza nella didattica, e l'esperienza della didattica a distanza, in cui diventa importante, ripeto, il momento dell'autovalutazione. Dobbiamo pensare in maniera tale che, anche se risolvesse il problema, e questo ce l'auguriamo, della pandemia, si mantengano i benefici della didattica a distanza, i benefici dell'esperienza della didattica a distanza. Anche qui, quindi, valorizzando nei prossimi anni e pensando bene, strutturando bene, percorsi didattici misti. Non c'è nulla da togliere alla didattica in presenza, che ha un significato rilevante, però è vero che può essere integrata comunque da l'uso di tecnologie che potrebbero anche tornare utili nella gestione di momenti particolari. Sto pensando per esempio anche al momento del recupero, delle attività di recupero. Un terzo obiettivo sul quale io penso sia importante lavorare è quello della modelli di relazione effettiva online. Sembra un paradosso, però credo che sia importante per la scuola far tesoro dell'esperienza della didattica a distanza per inserire nell'esperienza scolastica anche l'esperienza online, facendo in modo che si possano sperimentare relazioni autentiche anche a distanza. Tutto da costruire questo progetto, questo obiettivo. Però è importante che la scuola si misuri con questo, in un contesto anche attuale, come quello attuale, in cui sempre di più, anche per ragioni professionali, siamo destinati a valorizzare o a mantenere relazioni con persone che stanno molto, che sono molto distanti da noi. Ecco, se questo, che è un dato ormai oggettivo della nostra realtà sociale, se a questo prepariamo i nostri ragazzi anche attraverso l'esperienza scolastica, direi che è tutto di guadagnato, perché in realtà la scuola a volte rischia di limitarsi a quelle relazioni importanti, ma in presenza, che possono diventare però limitanti se non si proiettano verso invece una dimensione più ampia, che è proprio quella che abbiamo sperimentato nella didattica a distanza. Buon lavoro a tutti.